Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Dalle sfide raccolte e dal lavoro fatto con il programma Grand Up acceleriamo l'impatto sociale, insieme al partner tecnico Social Fair, centro per l'innovazione sociale, ai team selezionati, è emersa una grande ricchezza di proposte che ha portato alla nascita di realtà innovative ad impatto sociale e anche a nuovi progetti. Proprio di questo parliamo con Gianluca Olivero, referente del settore promozione e solidarietà sociale di Fondazione CRC, che è qui con me in frequenza e che saluto, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dunque, abbiamo parlato appunto di realtà innovative, di nuovi progetti, a cosa ci si riferisce? Sì, abbiamo come fondazione per la prima volta avviato questo progetto, Grand Up acceleriamo l'impatto sociale, per far emergere tutta questa imprenditorialità e voglia di fare del territorio della provincia di Cuneo. Abbiamo accompagnato nello specifico 10 progetti, 10 team a sviluppare i loro progetti, le loro iniziative, che spaziano davvero 360 gradi rispetto a temi che oggi sono all'avanguardia. Abbiamo un progetto che prevede lo sviluppo di una piattaforma di job sharing agricolo, quindi che si pone come obiettivo quello di fare incontrare la domanda e l'offerta di lavoro tra migranti e aziende agricole. E abbiamo anche un progetto rispetto a un'ecostalla, quindi a un allevamento ecosostenibile. Una stalla quindi completamente secondo i criteri di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Partirei proprio da questi due progetti perché sono i progetti che hanno vinto il nostro programma di accelerazione territoriale e sono riusciti ad approfondire la loro progettualità grazie a un percorso di 4 mesi che si è sviluppato a Torino, proprio nella sede del partner tecnico dell'iniziativa Grand Up Social Fair, centro per l'innovazione sociale, e che hanno avuto l'occasione di conoscere i massimi esperti di comunicazione, di business plan, economisti e altre figure professionali che hanno permesso loro di sviluppare al massimo il loro progetto. E incontreremo il 28 di febbraio questi due team insieme agli altri 8 che abbiamo accompagnato in Grand Up per chiedere a loro di raccontare gli aggiornamenti rispetto ai loro progetti. Sempre in Grand Up abbiamo accompagnato, vi dicevo, dei progetti su dei team che si sono impegnati su progetti di diverso genere. Abbiamo un progetto di smart mobility per le aree interne che si chiama Chiamabus, che offre un servizio di trasporto collettivo a chiamata. Quindi grazie a un algoritmo vengono ottimizzati i tempi per gli spostamenti e si garantisce a tutti i cittadini interessati un servizio ad personam. Abbiamo invece un progetto sulla biodiversità, sugli ortaggi antichi, i fiori commestibili, che si chiama l'orto di una volta, che appunto fa sì che la biodiversità venga reintrodotta nella coltivazione di ortaggi antichi per stimolare l'educazione alimentare dei cittadini. Abbiamo un progetto che riguarda sempre il cibo, che è un progetto di integrazione che si chiama Pasta Integrante, un progetto che vede l'avvio di un laboratorio di produzione di pasta fresca che offre un'opportunità sia di formazione ma anche di lavoro rivolta a migranti in un'ottica di contaminazione culturale. E poi abbiamo un progetto di recupero dei tappi di sughero, quindi uno scarto che diventa una risorsa, che diventa un pannello isolante etico, quindi fortemente ecosostenibile. E l'ultimo progetto di cui volevo parlarvi è un progetto AgriSalute, cioè di un servizio integrato che offre possibilità di accedere a un programma dietetico, quindi una dieta personalizzata con un piano nutrizionale personalizzato associato però alla fornitura di pasti a chilometro zero e bilanciati, quindi un contrasto del tema dell'obesità ma anche un favorire l'economia locale in un modo sostenibile. Ecco, questi a grandi linee sono i progetti che abbiamo
aiutato a crescere come fondazione insieme a Social Fair e che desideriamo farvi rincontrare per aggiornarvi di come il nostro territorio della provincia di Cuneo sa essere davvero smart e innovativo. Bene, non ci resta direi che ricordare l'appuntamento del 28 febbraio a questo punto. Vi aspettiamo il 28 febbraio qua allo spazio incontri della fondazione alle ore 17:30 insieme a tutti i team, insieme agli esperti di Social Fair per raccontarvi, ecco, dal vivo, dalle voci dei protagonisti, lo sviluppo dei progetti che vi abbiamo descritto. Abbiamo ascoltato la voce di Gianluca Olivero, referente del settore promozionale e solidarietà sociale di Fondazione CRC. Grazie per essere stato con noi. E arrivederci, grazie. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.